Dopo giorni, mesi, anni, siamo qua ritornati con Serbian Papi per un video veramente clamoroso. Papà, innanzitutto voglio far notare il tuo bellissimo outfit. Tech nuova, barba un po' da modello, così da figo, per cui la vera domanda che vi faccio è: ma quanto sono ritardato? Allora, ti spiego brevemente come funziona. Ora ti metto a confronto due ragazze e tu mi dovrai dire tra queste due chi è la più bella. E in base a quella che appunto direi che è la più bella, supera e va sempre più avanti. Ci sei? Ok. Quindi, chi è più bella tra Iris di Domenico? Sì, si chiama così, ok. Lei l'ho già vista su TikTok, sì. Amica di Sara, eccetera. E Passerella Nikki, anche lei la conosco, ce l'ho già vista. La prima. La prima? Sei sicuro? Quindi lei? Sì, perché? Sì, perché è Mora, è carina. Cosa c'entra? La Mora è la Mora, la Mora è la Mora. Sei sicuro? Quindi la Mora è la Mora. Confermi, vuoi che ti faccio rivedere l'altra? No, non è che non era brutta, eh? Nikki Passerella l'ho già sentita. Vabbè. Sì, sì. Nikki, mi spiace, ma sto giro va la Mora, dai. Quindi Iris di Domenico più figa. Iris di Domenico, anche se oggi parliamoci chiaro, vabbè. Cosa? È mercoledì, però andiamo non avanti. Che c'entra? Di Domenico. Vabbè, niente, dai. Quindi passa il turno Iris di Domenico. Iris di Domenico. Ora Iris versus Miriam Sava. Lei è una mia amica. Beh, ma la conosco. La conosci? Perché sì. Ah, è vero che tu l'hai vista anche dal vivo una volta, forse. Miriam Sava, Miriam, allora, sei molto carina, sei molto simpatica, ma dovessi essere oggettivo, passa ancora Iris di Domenico. Cioè, quindi mi stai dicendo che Iris è più bella di Miriam, ok? No, è un mio gusto. Allora, quindi è mio gusto. In che senso Miriam fa cagare? Cosa vuol dire? Non far sentire queste cose nei video, Miriam fa veramente cagare. Non è vero, ragazzi. Niente, ragazzi, mio padre purtroppo insulta non è vero, non è vero. Va bene, va bene. Andiamo avanti. Quindi qui passa ancora Iris di Domenico. Ok. Poi dopo magari alla fine ti dico quanti anni ha. Vabbè, cosa c'entra? Non stiamo guardando l'età. FBI, open up! Qui la sfida è un po' più ardua per te, perché essendo un uomo comunque la foto fa il suo. Sempre Iris di Domenico versus Giulia Ottorini. Ho capito. Che è la tipa di Mambolosco. Va bene, sarebbe utile vedere la faccia però, sinceramente. Vabbè, la faccia già un po' la vedi, no? È quella dietro o quella davanti? Quella davanti. Iris di Domenico. Ancora? Sì. Perché? Non lo so, perché una che si mette così non... Ma ha già perso metà del suo fascino. Grandissima tro... Di commenti. Non è vero, ragazzi, non l'ho detto. Quindi riconfermiamo Iris di Domenico. Yes. Non ti dico ancora quanti anni ha, però non voglio sapere. Tu mi stai dicendo se mi piace. Ah, aspetta, facciamo una cosa. Secondo te quanti anni ha Giulia Ottorini? Giulia, tu questa sai che ne non avrà... lo so neanche io. Boh, ti do la verità, però presumo 23. No, ne ha, secondo me, o 19-20 secondo me. Vabbè. Non lo so, non lo so, non la, non è che la conosco, però ok. Va bene, quindi passa di nuovo il turno Iris di Domenico, incredibile. Questa qui è la classica che fa un ballo un po' misterioso. Perché? Mambolosco. Dai, vai, vai. Allora, questa è dura, questa è dura. Il dottore? La misura. La misura? Cosa? A 33, è una filastrocca, dai, vai avanti. Ok, ragazzi, mio padre sta solo mi riconosce probabilmente. Allora. E quando mi emoziono faccio sto... Iris di Domenico versus... Emily Pallini. Allora papà, adesso con tutto il bene che ho di Iris, anche se non sono in realtà manco che cazzo, non l'ho mai vista, però vabbè, mi sta simpatica solo perché è amica di Sara, ma e quell'altra Iris. Ah, non le sapevo neanche. Però Emily Pallini è Emily Pallini. Ma da sta foto non mi... Io lei la seguo anche su Instagram, a lei, per farti... Cioè mi sta influenzando. No, allora io non seguo nessuno su Instagram che non conosco solitamente. Ma mi sta influenzando. Ma lei la seguo, quindi... Allora vedete, te le faccio in questo caso Iris o Emily Pallini. Guardale bene, osserva. Ok. I capelli anche un po' particolari. Iris di Domenico. Ancora lei? Sì, come mai? Perché è più semplice, più luminosa, più... Più luminoso. No, devo scegliere, devo scegliere. Ma scena godeu, da ma scelte go. Ok, vabbè, ragazzi, Serbian Papi vota nuovamente Emily Pallini e Iris di Domenico. Incredibile. Mi stavi un po', costringendo, ragazzi, a scegliere Emily Pallini, perché è la tua amica, allora vuoi fare una bella figura e fare il figo. Ship come tra minimo... Iris di Domenico. Sentite questo. Come minimo ti avrà franzonato. Frenzonato quel cazzo che è. Stai molto attento papà, okay. Stai molto attento Iris qui perché potresti ricevere degli insulti da un sacco di persone. Vai. Dopo Emily, vediamo Iris Domenico versus Alessia Lanza. Può una mettersi quelle calze lì? Allora, papà, tu devi votare. Ma sono le foto che... Vuoi sì, che ti faccio vedere? Ti faccio vedere un'altra foto di Alessia, aspetta un secondo. Dai, sì, dai, coi vestiti? No, non so, se me la fai vedere di nascosto vuol dire che... No, perché non l'ho scaricata, papà, non l'ho scaricata. Ok, aspetta. Iris di Guarda Domenico. Questa anche. Sì, bella, carina, Iris di Domenico. Ancora? Ma incredibile! Ragazzi, è assurdo! La bionda parte sempre un po' con uno svantaggio rispetto alla Mora. Vabbè. Iris di Domenico versus Rebecca Parziale. Allora... Va votata la parte superiore. Devi
devo dare il complesso. Mi ricorda molto le caramelle questo. Cioè? Tettamanzi. Devo allora, dare il carina, complesso. Rebecca parziale. Cioè, allora, papà, devi votare il complesso tra la faccia, la foto, tutto devi votare. Questa mi piace, devo essere sincero, questa mi piace, ma in modo parziale. Iris di Domenico. Che figo. Ancora Iris di Domenico, incredibile. Incredibile. Iris di Domenico resiste. Resiste sempre. Allora, Iris di Domenico e versus Grelmos. Lei canta anche, Cosa vuoi canta? Impazzirare? Immagino. No, famosissime. Ed ora Grelmo. Alle feste di compleanno canta. No, è carino. No, è carina. Dai, questo Grelmos o Iris di Domenico? Iris di Domenico tutta la vita. Ancora? Ah, sì, ma dai. Mi spiace Grelmos, però preferisco l'altra, è più semplice. Ok, ok. Più acqua e sapone. Ok, più acqua e più sapone. Più water and sapone. Va bene, andiamo avanti. Oddio, ma quante sono? Ragazzi, è difficilissimo fare una... Quindi però tra tutte quelle che hai visto, Iris di Domenico è la più bella. Per adesso quella che mi piace di più. Ora, Iris di Domenico o questa che mi ha scelto? Perché Neil ha fatto le foto, non le ho scelte io. Jenny Non so chi, non so Jenny chi Serpi. Sia. Non so chi sia. Allora. Non ho proprio la minima idea. Allora, questa è carina. Ok, l'unica che non ho neanche mai visto una volta. Esatto. Però, vedi che è innaturale rispetto alla mia Iris di Domenico. Cioè, sembra... un po' che c'è un filtro, un po'... Ma dove lo vedi il filtro? Non so, questa bocca avrà così che, che si è messa al rossetto con gli occhi chiusi, non lo so, io... Ancora! A me piace quella. Andiamo avanti. Sì, però ti dirò quanti anni ho. Iris di Domenico. Domenico e... Lei l'ho anche conosciuto. Gaia Garavaglia. Gaia Garavaglia, sì. Tiro. Questa non è male, eh. Non è male, mi piace. Potrebbe svoltare, potrebbe cambiare opzione. Questa è da quelle che mi hai fatto vedere fino adesso, è una di quelle che mi piace di più. Però voto ancora Iris di Domenico. Sei sicuro? Assolutamente. Come mai? Non lo so, è carina, ma questa ragazza qui c'ha un faccino molto, molto bello. Vitto, non so chi sia, mai vista, mai, non so proprio chi sia, contro Iris di Domenico. Non ti piace? Da zero. Volgare, il tatuaggio, sai che non mi piacciono i tatuaggi, poi così sul collo, sembra che se lava. Ma perché non c'ho altro che sul collo, c'è sulla faccia. Sulla faccia, è vero? No, zero, dai. Non ti piace? No, va, sembra un... No, dai, che c'è qualcuno no, magari. Scusate, no. Iris di Domenico versus e... Lisa Lucchetta. Dai, anche lei la conosco. Sì, ma è una foto che non... Lisa Lucchetta. Carina. Cosa vuol dire questo? Qui non ti dico neanche no, l'età, perché veramente... Vuol dire che questa foto è una foto che non... Quindi... Molto carina. Lisa Lucchetta o Iris di Domenico, papà? Iris di Domenico. Ancora Iris di Domenico? Sì. Come mai? Queste sono curiose della motivazione. Ti ispira di più? Sì, perché mi ispira di più. E poi è mora e ha un faccino bello. Quindi Iris molto. Domenico vince contro Lisa. Iris di Domenico. Domenico versus Martina Dell'Anna. Ah, questa l'ho già vista forse, non so dove l'ho già vista, ma ho presente chi Martina è. Dell'Anna versus Iris di Domenico. Martina Ancora. Dell'Anna, carino, perché è un abbigliamento molto, come si dice oggi, led. Però preferisco Iris di Domenico. Iris Domenico versus Giada Bosetti. Anche lei la conosco. Giada Bosetti, però l'ho già sentita. Giada Bosetti, però in questa foto non rende. Ah, l'hai già sentita, ma non rende. Com'è? Cioè, ho già sentito il nome, ma non sapevo che faccia avesse. È carina, ma mi piace di più la foto dell'altra. Quindi c'è sempre il primo posto. Poi, secondo me, se mi fate vedere altre foto, cambio totalmente idea. Anche se poi sto scegliendo una foto che non è che sia una foto. Esatto, esatto. Incredibile. Madonna, va bene, quindi io, vince sempre Iris. Yes. Alex, sto reccando, saluta al video, fra. Bella zio. Giolame o Iris di Domenico? La foto, diciamo così, è dai, carina, forza. Carina. Lei è mora. Iris di Domenico. Iris ancora. Ora, aspetta, vediamo un po'. Cioè, due che non sono bionde. Okay. Potrebbe esserci la svolta finale. Vai. Gio Scotti, non so chi sia. No, questa qui è un po' sminkerla, un po' troppo esile questa qui. Cioè, nel senso che... Sì, piccolina. Oh, no, dai. E ora, sfida finale. Margherita Pontecorvo versus Iris. Margherita Pontecorvo. Uno versus uno. Margherita Pontecorvo versus Iris. È brutto dirlo, ragazzi, ma io, proprio perché è l'ultima, proprio perché è l'ultima possibilità che ho di switch, diciamo così, scelgo Iris di Domenico. Quindi fammi capire, Iris ufficialmente la vincitrice Iris, di questa sfida. Iris, hai resistito. Stop. Hai resistito. O i 2006 o i 2007. Vabbè, ho capito, mica la devo sposare, l'ho solo giudicata. Ah, proprio tipo scomandici. Certo. Ma che cazzo? Se stai vedendo questo video, scrivi subito, proprio immediatamente, in diretta a mio padre, perché qui si organizza qualche bella ship. Iris, ti ho fatto vincere perché te lo meriti. Tu ne
mi ha dato 50 euro?